Salve a tutti, io sono Ala e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo video che, come da titolo, sarà una video recensione di una raccolta di racconti. Ma prima di cominciare, le solite due premesse: vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, mettere mi piace e commentare. E inoltre se volete seguirmi anche al di fuori di YouTube, ma sempre in discorsi legati ai libri e ai fumetti, vi rimando al mio profilo di Instagram, che si trova appunto tranquillamente digitando Ala Manga Books. Stavo soffocando, scusate, alla manga e books. Sono senza occhiali, lo dico anche qui, ma lo dirò in tutti i video di questo mese, perché la finestra fa riflesso sugli occhiali. Di conseguenza, siccome è una cosa che mi disturba spesso nei video dei miei colleghi, ho detto vabbè, non voglio fare le cose che non mi piacciono nei video degli altri. Comunque, cominciamo subito con la recensione di questa raccolta di racconti. La raccolta in questione è una raccolta di racconti di autori italiani, ad oggi molto conosciuti, anche ai tempi comunque piuttosto conosciuti, e sto parlando de La qualità dell'aria, una raccolta appunto di racconti dal sottotitolo Storie di questo tempo, a cura di Nicola La Gioia e Christian Raimo. Bisogna appunto premettere il fatto che questa raccolta è uscita nel 2000. E 5 per la sua prima edizione, e poi adesso è stata ristampata comunque da Minimum Fax con un'ulteriore premessa all'opera scritta 10 anni dopo la sua prima pubblicazione. E ovviamente queste premesse, che sono appunto all'inizio dei racconti, sono anche necessarie per riuscire a comprendere il disegno più ampio di questa raccolta. Questa raccolta appunto nasce da una necessità che viene poi catalizzata dai curatori di questa sorta di antologia, ma non sarebbe corretto e forse non sarebbe gradito chiamarla antologia ai due curatori, perché appunto mancava in quel momento, potremmo dire, un team. Certo, tutti gli autori di quel tempo, come per esempio Cognetti, Pincio, La Piva, Francesco Pacifico e così via, certo si conoscevano, avevano anche dei rapporti di scambi, appunto di comunicazione, insomma di un rapporto, potremmo dire, appunto fra colleghi, ma mancava, potremmo dire, un vero e proprio elemento che li potesse unire quasi come gruppo di intellettuali, potremmo dire come era stato il gruppo degli intellettuali di Einaudi, per fare un esempio, che raccoglieva Pasolini, Italo Calvino, La Morante e così via. Perché appunto quegli autori, grazie anche alla sinergia che c'era fra di loro, Oriana Fallaci penso anche, grazie appunto alla sinergia che c'era fra questi autori, questi riuscivano ad essere perfetti interpreti del loro tempo, quindi riuscivano in qualche modo a raccogliere la realtà che li circondava e riuscire a renderla concreta sulla carta. La Gioia e Raimo, all'interno appunto di questa raccolta, ci fanno capire che all'inizio degli anni 2000 c'era la necessità di creare un gruppo appunto affiatato di intellettuali che riuscissero a farsi interpreti del nuovo mondo alle porte appunto degli anni 2000. Infatti, ovviamente, caratteristica che accomuna tutti questi racconti è il fatto di essere comunque ambientati sostanzialmente agli inizi degli anni 2000 o pochi anni precedenti, anni 90 o anni 80, ma comunque presentare delle forti radici culturali anche all'interno degli anni 70-60. Quindi potremmo dire, anche attraverso questo legame, questo rapporto fra il passato e il presente, riusciamo perfettamente a comprendere qual era il contesto culturale, il contesto sociale, il contesto anche economico dei primi anni 2000. Personalmente devo dire che tutti i racconti contenuti all'interno di questa raccolta mi sono piaciuti, li ho trovati, anche se non per forza coinvolgenti, interessanti. Cioè, anche quando l'autore del racconto raccontava di cose a me totalmente strane, di cui non mi ero mai interessata, seppur non venissi coinvolta appunto particolarmente dal racconto, era comunque una lettura piacevole. E solamente due racconti non mi sono piaciuti, uno non mi sono piaciuti, li ho trovati
Uno non mi è piaciuto, cioè Cerchi di Laura Pugno, perché all'interno di un filo conduttore legato appunto al realismo, questo racconto appunto ha una matrice più fantascientifica, potremmo dire. È meno realistico e di conseguenza l'ho trovato un po' al di fuori di questa raccolta, mentre l'altro racconto che mi ha convinta un po' meno è quello dal titolo Navarro Waltz di Serafino Murri, perché l'ho trovato pesantissimo, pesantissimo perché racconta sostanzialmente di un colloquio fra diversi intellettuali che lavorano all'interno appunto di un editoriale e l'ho trovato poco coinvolgente, troppo lontano dalla mia generazione. Io sono una 96, di conseguenza la mia cultura è tutta legata dal 2009 in poi, cioè quando ricominci un po' a pensare per conto tuo, ero già forse troppo fuori dal tempo che veniva narrato, infatti non capivo i riferimenti culturali, non capivo i riferimenti politici, non capivo le complicazioni che si presentavano. L'unico personaggio che conoscevo che viene citato o comunque viene presentato è Pasolini, ma perché Pasolini lo conosco, ok, ma ecco, però tutto il resto era veramente aria fritta per me. Poi ovviamente è una cosa personale, da persona che purtroppo non è particolarmente ferrata sulle dinamiche politiche degli anni berlusconiani, potremmo dire, ok, per dare un limite temporale. Mentre ci sono anche diversi racconti che mi sono piaciuti moltissimo, come per esempio quello di Nicola La Gioia, di Tommaso Pincio, insomma quei racconti di autori che ad oggi sono autori cardine della cultura letteraria italiana, e ovviamente ciò dimostra che anche a distanza di 10 anni si sono dimostrati comunque autori di talento, autori comunque rispettabili ovviamente e di cui le letture sono estremamente gradevoli. Tra questi racconti però spiccano in particolare due, secondo me. Uno è una sorta di fotoromanzo, potremmo dire, come andavano un po' di moda negli anni 90, che appunto racconta dell'arrivo in città di questo maiale gigante. Non vi vado a raccontare cosa succede, se no sarebbe estremamente spoiler, ma è, ovviamente essendo la narrazione data alle immagini e solamente a brevi didascalie, lascia moltissime interpretazioni e penso che fra tutti i racconti sia quello che scava più nell'emotività, che scava più anche nella riflessione personale su ciò che viene raccontato, mentre potremmo dire che l'altro racconto anomalo è quello di, devo avvicinarmi perché non leggo, di Emanuele Trevi, ovvero Via Merulana, Reloaded e altri luoghi scritti di Roma, perché è una sorta, è un saggio sostanzialmente, è un saggio che parla dei luoghi di Roma, soprattutto legati alla produzione di Pasolini e di Carlo Emilio Gadda, quindi è estremamente interessante anche per chi compie studi di questo tipo. Di conseguenza, ovviamente a chi non è particolarmente interessato a queste cose può non piacere. Io invece l'ho trovato veramente molto bello, interessante, non ha detto chissà che di speciale rispetto a tanti altri saggi che ho già letto in precedenza. Però diciamo che ripetere aiuta per tradurre il detto, di conseguenza anche questo saggio l'ho trovato comunque molto azzeccato, un po' anche questo forse fuori dalle corde rispetto al fatto che tutti gli altri sono racconti, comunque fittizi, mentre questo appunto è una sorta di analisi su Roma vista attraverso gli occhi di Pasolini e Gadda. Però comunque secondo me era comunque ben contestualizzata e il legame di questo saggio con gli altri racconti è proprio la figura di Pasolini, perché Pasolini ritorna appunto in diversi racconti, perché vuoi o non vuoi, la sua morte comunque prematura nel 75 ha portato avanti comunque un dibattito che è arrivato comunque fino ai giorni nostri, quindi ovviamente Pasolini in quel momento era, potremmo dire, uno dei trend topic, ok, del momento, insomma, se fosse esistito Twitter, hashtag Pasolini o la verità su Pasolini sarebbe sicuramente ai primi posti, insomma, di quegli anni. Quindi io vi consiglio veramente di recuperare questa raccolta di racconti, estremamente interessante, anche per appunto scoprire magari anni
italiani, insomma, anni della storia d'Italia che non si è potuti vivere, perché si era troppo piccoli, perché non si era chiaramente capaci di intendere, di volere o comunque di interpretare il mondo che ci circonda. Per esempio, un racconto fa riferimento all'11 settembre, al crollo delle Torri Gemelle. Io ero molto piccola, ho vaghi ricordi, comunque ho più che altro la sensazione, mi ricordo, di quel giorno. E qui viene appunto analizzato anche quel giorno in modo diverso. Quindi sono veramente, veramente molto curiosa di sapere la vostra opinione se mai leggerete questa raccolta di racconti. Quindi per questo video è tutto. Mi raccomando, vi invito a commentare, a mettere mi piace, iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. Quindi per questo video è tutto, io vi saluto e ciao ciao!